Adesso ci occupiamo della questione ospedale, lo facciamo con il dottore Marco Buccetti, nonché membro attivo e portavoce, diciamo, del Comitato per la Salvezza del Punto di Primo Intervento e per il ritiro della delibera 139. Secondo punto sarà un pochettino più complicato da attuare. Sembra che per quanto riguarda il punto di primo intervento, qualche cosa il comitato è riuscito a strappare, nel senso che è riuscito almeno a rinviare, a rimandare a sine die questo Sì, provvedimento. però ecco, Ecco, vediamo, scusami eccoci. se interrompo, però Saluti a se te. mai, sì, saluto a tutti quanti prima di tutti. Aspetta un attimo che, ecco, avvio adesso la registrazione, dimmi, Allora, Marco. se però non aumentano il personale e ci sono solamente i due medici che devono fare di sopra e di sotto, il rimanere aperto crea ulteriori Ecco, difficoltà. spieghiamo agli Quindi, ascoltatori, di sopra e di sotto significa medicina e pronto soccorso. ecco, anche perché gli interni fanno anche il pronto soccorso. Questo, come dicevamo, tutti hanno, i boss della nostra ASUR hanno pubblicizzato il PAT, che poi è solamente una parola inventata che non esiste Sì, nella delibera, sì. di Loreto. Il PAT di Loreto funziona come posto di primo intervento, e solamente che lì ci sono dei medici interni, di un numero ben superiore a quelli dei recanati. Quindi, funzionano per alcuni aspetti uguali. Allora, non è cambiato niente? No, è cambiato il fatto che se attiviamo la delibera 139 ci sarà una parola inventata, PAT, che non è scritta nella delibera e quindi esiste solo in forma virtuale e quindi scompare un qualche cosa e un domani, siccome i nostri dirigenti cambiano giorno per giorno, quindi di conseguenza un domani il dirigente che si rifà alla delibera cancella tutto quello che c'è stato in Dice, io precedenza. vado avanti su Il quello far che dice la rimanere delibera. il posto di primo intervento vuol dire, anche se non funzionale, in qualche modo può essere migliorato, ma è una cosa che esiste realmente, perché è scritto in qualche modo, perché in qualche modo è una cosa reale. Ecco, io perché ho invitato Marco Buccetti? Perché oggi, anzi, da alcune ore, alcuni giorni sono partite le lettere, o comunque, sì, una lettera ben articolata, scritta dallo stesso Marco Buccetti per il Comitato, è indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro Lorenzin, al Presidente della Regione, Marche Ceriscioli, al sindaco di Recanati Fiordomo, nella quale appunto si dice in una maniera più articolata, più esauriente, diciamo così, più esplicita quello che Marco ha sintetizzato adesso per i nostri radioascoltatori. Che cosa in realtà si intende per PAT e per PP? Perché la gente magari ancora non ci capisce un granché in questi acronimi. Il PP è l'attuale punto di primo intervento. Se Sì. andate all'ospedale, trovate un Non medico c'è più il pronto ospedaliero. soccorso perché già da tempo hanno eliminato il pronto soccorso, almeno qui. I pronto soccorso, secondo un progetto regionale, dovrebbero sussistere solo agganciati a strutture ospedaliere, soprattutto mega ospedaliere, quello che è il progetto finale, però in qualche modo c'era un posto di primo intervento dove in qualche modo si trovava un medico, si trovava delle realtà sanitarie, in qualche modo per delle situazioni di urgenza, che se diventava un'urgenza a un certo livello venivano poi indirizzate e inviate direttamente al posto di pronto soccorso. Posto di primo intervento in base alla delibera è destinato ad essere cancellato. Impatte, per No, trasformarlo in no, patte. attenzione, io Tu sto dici il parlando patte della non delibera. esiste. Sulla delibera Vabbè, si però dice, loro. sì, Vabbè. nella delibera c'è scritto che il posto di primo intervento Venga cancellato e viene sostituito tolto. dall'apotes. E quindi ci sono delle ipotesi, però non è descritto cos'è la ipotesi, non è descritto come L'ambulanza viene sostituito. esterna. Logico che la 139 si aggancia al progetto regionale che dice che ci dovrebbero essere 4 o 5 megastrutture ospedaliere, 5, con dei grossi pronto soccorso, che però devono non solo non de devono essere ancora costruiti, ma anche ancora devono essere progettati e stabiliti dove vengono realizzati. Sì. Quindi in questo modo è quello che è la progettazione. Quindi noi cancelliamo attraverso la 139 quello che è esistente, il posto di primo intervento. E poi cosa c'è? Voce,
nelle incontri che ci sono stati, i dirigenti hanno detto: non vi preoccupate, sarà tutto come prima, anzi meglio di prima, perché al posto del primo intervento ci sarà un posto di accoglienza territoriale, il cosiddetto PAT. Però è a voce. Sì, però non è la stessa cosa. Se fosse la stessa cosa potrebbe rimanere tale quale adesso, sì. Ma se, siccome non è la stessa cosa, perché non è previsto il medico ospedaliero che fa servizio al punto, allora, di accoglienza, non è scritto nulla. Se non c'è scritto nulla, dici te, non c'è neanche, non c'è quello. Nulla, però in realtà loro l'avevano già detto anche nella riunione del consiglio comunale aperta. Quindi, se hanno detto che c'era, c'era il guardia medica, uno fisso lì, uno in giro, e di giorno un infermiere. Siamo realisti. Noi quello che chiediamo come cittadini, adesso non sto dicendo come medico o roba del genere, vogliamo chiarezza. Se io ho una delibera, è quella che fa fede, è la delibera, ma sulla delibera non è specificato questo, non è specificato quali sono le figure presenti. Allora, vuole essere questo il nuovo progetto? Che lo scrivano. Quello che noi chiediamo, quella delibera è inconsistente, cioè non c'ha struttura. Vuole essere quella il punto di riferimento? Allora o la modificano o la tolgono e fanno un'ulteriore delibera. Nessuno di noi ha avuto la velleità di andare in regione. Chi sta in regione ha preso un onere, che è quello di gestire, ma anche quello di essere chiaro nei confronti dei cittadini. È forse una strategia anche quella di non essere perfettamente chiari. Senti, Marco, poi ti lascio perché c'è l'ambulatorio. Io ho saputo da un consigliere regionale che il dirigente è alla ricerca di due medici da assumere per l'ospedale dei Canadi di medicina, per rafforzare il reparto, perché con 30 e passa pazienti non è possibile farli governare dai medici di famiglia per 4 o 3 ore, quanti ci stanno lì al mattino, e in più perché c'è il punto di primo intervento che finché rimane aperto deve essere gestito al meglio, no? E si spera che anche con l'assunzione di questi due medici si rafforzi l'idea che il PP rimanga. E l'altro aspetto è che finalmente a dare un'idea che l'ospedale possa riacquistare una sua dignità e quindi prendere corpo e magari assumere anche altri servizi con il tempo, è che tanto sto mammografo è arrivato, l'ho visto io personalmente ieri. Però ci deve essere il personale anche. È quello, non vorrei che fosse un monumento lì al milite ignoto. E l'altra questione è che la dialisi sta per partire, è nuova, e quindi anche questo è un servizio che ci conforta. Noi non siamo di quelli che se vanno bene le cose, mannaggia, no, abbiamo finito il nostro compito di comitato, andiamo a casa. Magari! Perché non crediate cioè che è simpatico seguire, no, costantemente, anche nel periodo estivo, questi problemi. Se sono risolti, meglio per tutti, no? Io comunque continuo a ringraziare i cittadini che si sono mossi. Come dobbiamo no? In qualche modo far sentire la nostra voce. E farla sentire sempre, anche essere molto allerti e in guardia. Ti ringrazio, auguri di buon vacanza. Grazie. Sì, ciao Marco.